Perfetto. Allora, dai numeri decimali alle frazioni e viceversa. Benvenuti nella seconda classe. La prima lezione per quanto riguarda matematica aritmetica. Allora, vediamo un attimino. Noi, l'anno scorso, abbiamo visto le frazioni, ok? Le frazioni sono i numeri razionali, fondamentalmente. Ma noi ci siamo abituati a trattare le frazioni sia come operatori su un intero. Se ad esempio dico voglio prendere i 2/3 del professor Benedetti, che cosa faccio? Devo prendere il professor Benedetti, tagliarlo in 3 parti e prenderne 2. Questo è usare la frazione come operatore, in una maniera piuttosto macabra, ma è così. In realtà però la frazione, io la posso considerare un numero, in realtà la frazione è un numero, ok? Tant'è vero che si chiamano numeri razionali. Guardate, 3/3, in che cosa consiste la frazione 3/3? Consiste nel sostituire praticamente il trattino che divide il numeratore con il denominatore con il segno diviso. 3 diviso 2 uguale a 1,5. Se faccio questa divisione, 3 diviso 2, 2 nel 3 ci sta una volta, 1 per 2 è 2, ma 3 è 1, aggiungo uno 0 e metto la virgola, il 2 nel 10 ci sta 5 volte, 5 per 2 è 10, ma 10 è 0. La divisione finisce lì, il risultato è 1,5. E che cosa significa questo? Significa che il numero decimale che corrisponde alla frazione 3/3 è 1,5 e si ferma lì, non è che dopo il 5 ci sono altre cifre. Se io prendo la frazione 9/10, faccio 9 diviso 10 uguale a 0,9. La frazione 9/10 corrisponde a 0,9. 33/4. La frazione 33/4 corrisponde a 33 diviso 4, cioè al numero decimale 8,25. Tutti questi numeri sono numeri decimali limitati, perché la divisione tra numeratore e denominatore è una divisione esatta, senza resti. Ora, il problema si pone quando però io ho una frazione che non mi dà un numero decimale limitato. Facciamo un altro esempio, questo, 4/3. 4 diviso 3, vedete, che cosa fa? Il 3 nel 4 ci sta una volta, 1 per 3 è 3, 4 è 1, aggiungo lo 0, metto la virgola. Il 3 nel 10, 3 volte, 3 per 3 è 9, al 10 1, aggiungo lo 0, e così via. Dovrei continuare a scrivere all'infinito questo 3. Uno, infatti, se fate con la calcolatrice, la vostra calcolatrice vi dice che 4 diviso 3 è uguale a 1,333333 e andrebbe avanti all'infinito. Siccome i matematici non vogliono andare avanti all'infinito, ma sono molto precisi, cosa dicono? Dicono che questo numero si scrive così, 1,3 con una lineetta sopra il 3. Significa che il 3 con la lineetta sopra si chiama periodo e il 3 si ripete periodicamente. Questo 1,3 con il 3 periodico, si dice, sarebbe 1,3333. Questo cosa significa? Significa che 1,3 con il 3 periodico è un numero decimale illimitato, a differenza di quello là. In questo caso si dice periodico semplice. Attenti, questo è il periodico semplice, ma se io prendo quest'altra frazione, 41/6, se io faccio 41 diviso 6, il risultato che cos'è? È 6,83333333 x continua all'infinito. Vedete che a differenza di questo, qui c'era 1 dopo la virgola, c'era subito il periodo. Qui invece dopo la virgola abbiamo un numero che non si ripete e poi una cifra che si ripete sempre. Questo numero che ha una cifra tra il periodo e la virgola si chiama, è sempre un numero illimitato, ma si chiama periodico misto. Perché periodico misto? Perché tra la virgola e il periodo esiste un qualcosa. Questo qualcosa viene chiamato antiperiodo. Quindi, ricapitolando, decimali limitati è costituito, cioè praticamente la divisione è esatta, si ferma lì. Nei decimali illimitati ce ne possono essere di due tipi. I periodici semplici, dopo la virgola comincia subito il periodo, e i periodici misti. Dopo la virgola e prima del periodo, cioè tra il periodo e la virgola, esistono una o anche due o anche altre cifre. Chiaro? Quindi scrivendo 1,3 così, questa è la parte periodica.
Se io scrivo invece, cos'era? 6,83 con il trattino qua, questo cosa significa? Che 8 è l'antiperiodo, 3 è il periodo e 6 è la parte intera. Attenti, perché possono esserci dei numeri anche di questo tipo. Guardate, se io scrivo 6,83 così, questo è un numero decimale illimitato, ma è un periodico semplice, non misto, perché tra la virgola e il periodo non c'è niente. Vedete che questo è differente da questo, perché guardate, questo è uguale a 6,83 e 83 si ripete. Questo invece è uguale a 6,83333 e avanti così. Vedete la differenza? Questo è un periodico semplice, questo è un periodico misto. Chiaro?